Bentornati a tutti. Ciao Antonella. Ciao chef. La ricetta di oggi. Cos'è? Pesce oggi? Sì, oggi pesce. Prepariamo della pasta, ovviamente dei ditaloni rigati con un fondo di verdure e il pesce. Abbiamo scelto le cicale. Le cicale. Ovviamente dobbiamo ricordare che è un crostaceo molto sensibile, molto più delicato rispetto agli altri, quindi deve essere comprato, diciamo, e preventivato di farlo nella giornata stessa. Questo è un consiglio che do. Passando agli ingredienti, non può mancare di base il nostro olio 100% italiano extravergine, aglio, sedano, carote, peperoni, pomodorini, cicale, prezzemolo e la pasta. Andiamo con la ricetta. Mettete pure il sedano nella ricetta? Un po' Io non sì. lo metto il sedano quando faccio il pesce, perché? Perché il sedano è presente un po' nelle minestre, un po' nelle paste in umido, datosi che sarà in brodo però un po' cremoso, che a me il brodo acqua, andremo poi tutto a frullare il tutto. Scaldiamo dell'olio, facciamo rosolare l'aglio, io lo batto un po' così, ovviamente stiamo cucinando con un piano a induzione molto accorto alla distrazione dei bambini, perché vediamo che non prende fuoco, non ci possiamo ustionare, quindi buono. Va bene così, no? Ok, aggiungiamo del sedano, io lo do sempre un po' una schiacciata, no? Per frantumarlo. Così. Oggi è un onore stare vicino a uno chef, vabbè. Una casalinga non è da tutti. Va bene, anzi il tuo ruolo è importante per fare le domande di chi sta a casa, no? Certo. Quindi di chi cucina, le curiosità, ma perché così, perché così, no? Allora, facciamo sempre a dadini anche le carote. Mi puoi aiutare? A girare? Gentilmente, sì. Ormai sei la giratrice ufficiale, no? Ecco. Del programma. Aggiungiamo pezzettino di peperone, che per me non deve mai mancare, sarà che a me piace, poi ovviamente tutti gli ingredienti gusti. Possono essere soggettivi, no? Mettiamo anche qualche cuore di sedano, di foglia del sedano, e poi mettiamo i pomodorini, ecco qua. Le cicale le andremo leggermente ad incidere nel loro dorso per poter facilitare poi l'essere mangiati. Sì. Incidiamo, prendiamo un coltello a seghetto in questo caso, facciamo prima e non roviniamo il prodotto. Certo. Aggiungiamo le nostre cicale, andremo sicuramente ad alzare un po' il fuoco. Ecco qua. L'acqua bolle, ovviamente regoliamo con un po' di sale. Io uso il sale fino. Sale fino, sì. Ma va bene pure come sale fino e sale grosso, sicuramente, oppure uno come si abita in cucina. Sicuramente chi sta a casa, gli appassionati, e chi cucina normalmente a casa adopera il sale fino. Io adopero il sale grosso perché tende un po' di più a sciogliersi, quindi le sue proprietà attacca il prodotto e cerca di togliere più gusto, più sapore, e quindi scaricarlo nel fondo di cottura. Mi aggiungiamo meglio col sale fino dell'acqua. Poi come un brodetto praticamente. Perfetto, sì, un brodetto, poi si cucinerà, si ritirerà e si frullerà. E ci andremo a mantecare la pasta. Ovviamente una decina di minuti, 15 minuti, è tutto pronto, togliamo le cicale e frulliamo il tutto, perché a me anche le cose in brodo mi piace dargli quel senso di cremosità. Di cremosità, un po' di, buona, sì. Caliamo la pasta, togli. Prego. Ok, caliamo la pasta. Attendiamo la cottura delle cicale. Ecco qua. Antonella, allora sono passati 12-15 minuti in base anche alla grandezza delle cicale. Andiamo a toglierle, che poi a me di solito quando mi mettono le cicale nel piatto, non so, sai, se devi mangiare, insieme, io le amo dividerle, così le posso gustare o prima o dopo. O anche dopo,
un po' più tiepide, certo, vanno bene. Secondo me hanno anche il loro giusto valore assaggiarle dopo. Le mettiamo così. Adesso dobbiamo frullare tutto, no? Così abbiamo questa crema, no? Ah, frulli contenuto tutto questo sugo praticamente. Sì, sì. Vabbè, tutto alla base, no? Di solito ce lo ritroviamo nel piatto a pezzettoni. A me piace la cremosità. Ecco qua. Facciamo giusto una frullatina per rendere tutto cremoso. Guarda che bella salsa. Vado? Vai, perfetto. Così lasciamo insaporire un po'. Vai. Aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato, un po' grossolano. Lasciamo un attimo sempre quel minutino. A me piace sempre che la pasta poi assorba, no? Certo. Ovviamente, essendo trafilata in bronzo, tutte le paste trafilate in bronzo assorbono tutto. Andiamo ad impiattarlo. Ah. Mamma mia! Guarda qui, c'ha un colore veramente invogliante, no? Credo. Infatti oggi la cucina si basa anche molto sulla presentazione, perché comunque deve trasmettere appetibilità, no? Un piatto, certo. E come lo fai? In base ai giochi di colore, no? Certo, certo, pure questo ci vuole. Ecco qua. Il colore nella cucina. Sicuramente. Abbiamo dei bei... Già col prezzemolo, guarda che bel colore. Perfetto, va a contrasto ovviamente, no? Perfetto. Non può mancare ovviamente un filo d'olio extravergine d'olio. Olio. E il nostro piatto è finito. Pronto. Perfetto. Buonissimo. Antonella, ovviamente non possiamo trasferire profumi e sapori, ma possiamo ovviamente consigliare di riproporla a casa. Nel frattempo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e stessa ora su TV6. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.